Giotti Van amplia la sua gamma di van, introducendo una pianta che ha avuto molte richieste, il doppio letto matrimoniale trasversale nella parte posteriore, in tutto in 599 cm. Andiamo a vederlo insieme. Questo modello con doppio letto trasversale posteriore viene chiamato Giotti Van 60B. Nella parte anteriore fondamentalmente non è cambiato nulla. La vera rivoluzione è nella parte posteriore, dove i due matrimoniali trasversali riescono a ospitare comodamente 4 persone. La meccanica di partenza di questo mezzo è Citroën. In opzione può essere richiesta anche su Fiat Ducato, con un piccolo sovrapprezzo. La dotazione di bordo è quella di fabbrica. È possibile implementare la dotazione di serie con molti pack a disposizione offerti dalla casa madre. Giotti Van così tenta di accontentare tutti, facendo in modo che si possa personalizzare il mezzo. Nella parte superiore, sopra la cabina, troviamo un piccolo ripostiglio al posto della solita classica cappelliera. Mentre per quanto riguarda la parte superiore della dinette, troviamo un pensile diviso in due, molto capiente, con forma regolare. Il tavolo è la classica soluzione con prolunga roteabile, questo per poter raggiungere tutti gli occupanti. La tappezzeria mista pelle sintetica, tessuto bicolore con ricami Giotti Line, è molto bella e piacevole al tatto. Confortevole risulta anche l'imbottitura di notevole spessore. Sono disponibili anche gli oscuranti flessettati per garantire la privacy con un rapido movimento. La meccanica Citroën offre anche diverse soluzioni a bordo, come un grande cassettino centrale, il display della retrocamera posteriore richiudibile, blocco cucina è piccolo e compatto ma completo di tutto, ha un unico piano d'appoggio in vetro che una volta aperto offre due fuochi, un lavello circolare con miscelatore, il tutto su una base di acciaio. A lato troviamo una piccola prolunga che amplia il panel d'appoggio per la lavorazione. Nella parte superiore un pensile per lo stivaggio, a cui sono stati aggiunti 3 cassettoni. I cassetti sono con sistema frenato di chiusura. A lato troviamo il frigorifero a compressore di vitrifrigo da ben 150 litri. A lato del frigo troviamo 2 vani armadio che sono delle dimensioni idonee per 4 persone. Sul lato opposto troviamo il vano toilette. Il vano toilette è con doccia integrata, tazza orientabile e lavandino che ruota per ampliare lo spazio disponibile per la doccia. È completo di una finestra e pedane in legno e un piccolo mobiletto. Nella parte posteriore troviamo i due letti matrimoniali trasversali da 186 cm x 123 di larghezza. Sopra al letto superiore troviamo 2 pensili. Tutti e due i letti sono dotati di luci di lettura e nella parte superiore troviamo un oblò. Inoltre sono presenti 2 finestre apribili nei portelloni. Nella parte sottostante del letto inferiore vi è un vano di stivaggio. E nella parte sinistra è presente il box per le bombole. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdere tutte le novità del mercato.
Questo mezzo risulta ideale per una famiglia che cerca agilità, che cerca un mezzo piccolo da poter utilizzare anche come seconda auto. Il tutto con un prezzo molto accattivante, perché su telaio Citroen viene poco più di 40.000 euro, non arriva a 41 la base. Quindi in un'ottica anche di un elevato rapporto qualità-prezzo, sicuramente avrà molto successo fra gli amanti del genere del van.